Buongiorno a tutti. Allora, oggi scusate le condizioni quantomeno impresentabili, quindi capello praticamente molto voluminoso, si vede che risente dello stress degli ultimi giorni. Non mi sono assolutamente ritoccata il trucco per fare il video, ci ho deciso veramente di prenderla come momento relax, quindi chiedo perdono alle persone sensibili o cardiopatiche per la visione della terribile visione, però prendetemi appunto per come sono. Se non gliela fate, X e chiudete il video. Però o adesso o lo facevo adesso mai più. Io credo che lanciare un sondaggio su Facebook porti veramente sfiga, perché l'ho lanciato tipo 2 settimane fa, 10 giorni fa. Che video vorreste vedere sui prossimi schermi? Andata per la maggiore, un mix tra prodotti finiti e prodotti preferiti, e da quella volta io non ho più avuto tempo di girare un video, o meglio, l'avevo girato ed è un video haul sui prodotti della MUA che mi sono arrivati, però poi l'ho riguardato e non si vedeva una mazza, e quindi praticamente l'ho cestinato. Madonna mia, più mi guardo più prendo paura da sola. E quindi ho detto, vabbè Gabri, se aspetti di essere in condizioni decenti per girare un video, comunque quantomeno presentabile, non lo farai mai, perché comunque è un mese abbastanza movimentato, quindi me ne strafrego altamente e vado. Allora, volevo farvi vedere i prodotti finiti. Facciamo così. Non ho neanche avuto il tempo di chiedermi se questi rientrino tra i preferiti oppure no. Magari parlandone me ne renderò conto e magari non butterò il packaging di quelli che rientreranno nei preferiti, che però a questo punto non so se varrà la pena di fare il video sui preferiti di settembre, visto che quasi quasi siamo alla fine di ottobre. Vedremo appunto come mi arrangerò con le tempistiche. Respiro e vado avanti. Tra l'altro la luce non mi aiuta perché sembro veramente pallidissima. Comunque, andiamo avanti. Primo prodotto finito. Vi annuncio che appunto i prodotti che vi farò vedere sono zozzi, perché non è che li ho puliti, eccetera, non è che sono stata lì a fare la brava, quindi sono stati messi appunto in bagno, hanno preso shampoo, acqua, schizzi di sapone, qualsiasi cosa, quindi beh, qualsiasi cosa fino insomma sulla soglia del ritegno e della decenza umana, quindi non è che mi sono strapreparata. Comunque, crema corpo, scusate la tossuccia. Crema soffice corpo nutriente con yogurt e burro di karité di questa marca qua, della Cleo, presa ad acqua e sapone, ed è questo barattolone da 250 ml. Vi avevo fatto vedere questa crema in un video di mesi e mesi e mesi e mesi fa, l'avevo appena acquistata, appunto l'ho finita, mi è piaciuta. Ancora un buonissimo odore, sarà che non ho pulito il vasetto. Ancora un buonissimo odore, non particolarissimamente idratante, ma diciamo che per il prezzo che ha è una crema abbastanza valida. Non ha assolutamente un inci verde, quindi non ve lo faccio manco vedere. Sapete appunto, io non è che sia una patita, comunque non è quello un mio parametro di acquisto. Quindi se è inci verde bene, altrimenti passo sopra. La cosa che ho apprezzato appunto questa crema soffice, cioè è vero, è praticamente una sorta di crema mousse, non lascia la pelle unticcia, si assorbe facilmente, idratazione, ecco adesso mi è venuto in mente che ho dimenticato un altro prodotto finito, e vabbè, me l'ho dimenticato in bagno. Consigliabile, prezzo attorno, io l'ho preso in offerta ai 3 euro, quindi oscilla tra i 3 e i 4 euro. Credo che non la metterò insomma tra i prodotti strapromossi, e quindi insomma la ricomprerò come crema, come seconda o terza crema, ma non certamente per le sue eccelse proprietà idratanti. Un prodotto discreto, carino, se cercate appunto una crema non particolarmente unta e pesante, questo può andare bene, può fare a caso vostro. Poi vado velocissimamente avanti sui deodoranti. Ho finito Neutromed. C'è qualcosa che si muove in casa e non so cos'è. Balsam Neutromed e Nivea Pure Natural Action, che è questo qui. Allora, tra i due sicuramente preferisco questo per profumazione e questo per efficacia. Sui deodoranti non c'è questo granché da dire, però dovendo decidere se ricomprare uno o l'altro, sicuramente ricomprerei questo. Poi, vado avanti, ho finito... Scusate, distanzio le bombolette dalle fonti di calore perché ho una candela accesa qui vicino a me.
Ho finito lo shampoo erboristico ai semi di lino dei Provenzali, mio amatissimo shampoo, voi lo sapete, quindi con questo ci ho fatto tutta l'estate perché è lo shampoo che ho acquistato immediatamente dopo aver finito lo shampoo di Yes to Cucumber, preso da Sephora. Opinione sempre positiva su questo shampoo, sempre valida, non è lo shampoo che sto utilizzando adesso, io adesso sto, come potete vedere, sto utilizzando lo shampoo Vitalità, e si vede, cioè più piatti di così non potrebbero essere, dell'antica erboristeria, perché comunque mi sono imposta di finirlo. E comunque sia, mi piace tante, tante, tanto. Penso che lo intervallerò, si dice intervallare, sì. Lo alternerò, che forse è meglio, con altri shampoo, perché utilizzando solo questo 2 o 3 volte alla settimana tende un po' a seccare le punte, quindi o aumenterò la frequenza delle maschere o lo alternerò con qualcos'altro. Niente, oggi non riesco manco a parlare, alternerò. Però voglio dire, l'opinione è sempre positiva, l'ho stramesso nei preferiti. Anni fa addirittura, perché comunque penso che sia amica di questo smalto da un anno e mezzo, quindi sempre ok. Poi il prodotto di make-up che ho finito è la Long Lasting di Essence nella colorazione Hot Chocolate, la numero 2, quindi la marrone. L'ho proprio finita, 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 ormai non viene fuori niente. Vabbè, strapromossa perché. Oltre io ad adorare le long lasting di Essence, ho adorato anche questo marrone, quindi un marrone calmo. Mio Dio, sta finendo lo spazio sulla scheda di memoria, quindi terminerò di parlare di questa matita, metterò in pausa e ricomincerò. Un marrone molto caldo, senza glitter, matte e soprattutto dalla grandissima, grandissima durata. Metto in pausa, libero la scheda di memoria e ci rivediamo. Ci ho messo un secondo, ci ho messo veramente un secondo a liberare la scheda di memoria. C'era solo un file che mi occupava, che mi occupava tutto questo spazio. Poi, secondo prodotto di make-up che ho finito, ormai non si legge assolutamente più niente sul tappino, tra l'altro è sporco anche di qualche smalto, è la cipria Hollywood di, qua c'è scritto ancora trucco minerale, di Neve Cosmetics. È finito il mio samples, la cipria opacizzante è un prodotto che io utilizzo con maggior frequenza da quest'estate e ho comprato già in sostituzione quella di Essence. Ho fatto un paragone tra i due nel blog, magari vi lascio il link al post o il link al blog, anche perché non è fornitissimo, non è che vi perdete nel mio blog perché insomma lo curo e non lo curo, sono molto costante come appunto nei video come avrete notato. Sicuramente è un prodotto promosso. L'ho finito, non penso che lo riacquisterò, anche perché non ho altre cose da comprare alla Neve Cosmetics. Magari cercherò una valida alternativa e così ve la lancio là, ve la butto là. La Fix & Matte di Essence non è, per quello che mi riguarda, una validissima alternativa. Comunque, finita. Poi sono contenta di averla portata a termine. Vabbè, ho finito l'ennesima boccetta dello Studio Nails Better Than Gel Top Sealer di Essence, quindi questo famosissimo e apprezzatissimo top coat, che non riesco mai comunque, pur utilizzandolo spessissimo, ad utilizzare fino alla fine, perché da un certo punto in poi inizia a diventare un prodotto piuttosto colloso, pesante, difficile da stendere. Quindi già le boccette non sono super piene a parer mio, cioè in realtà pesa molto di più la boccetta del prodotto che c'è dentro, nel senso che in proporzione è una boccetta molto pesante e avete anche difficoltà a capire che tra quando avete un prodotto nuovo, un prodotto che se ne sta andando, a capire quale dei due nuovi, quindi quale dei due è quello nuovo. Però comunque prodotto validissimo, super apprezzato e comunque continuerò a ricomprarlo. Poi altro prodotto che ho finito. Ho provato questa bustina visto che la Geomar ha questa iniziativa che mi piace molto, cioè appunto ha queste bustine da 85 grammi di scrub. Ho provato il Talasso Scrub rimodellante con sale marino e polvere di caffè. E mi è piaciuto tantissimo sia per l'azione scrubbante che per l'azione idratante. Questioni essenziali. Questa, perché comunque è un, da quello che ho capito, vabbè, ci sono fitoestratti di caffè verde, guaranà e
e qua ho tagliato un qualcosa di vulcanico per l'azione sfogliante e comunque è abbastanza oleoso, tant'è che prima di utilizzarlo dovete appunto massaggiare il prodotto per unire la polvere, quindi i granelli con, si vede che non l'ho pulita sta bustina, con gli oli all'interno. E mi è piaciuta la profumazione, mi è piaciuto l'effetto sfogliante, mi è piaciuta la sensazione di idratazione che lascia subito dopo, la pelle molto morbida, molto idratata. Sto provando anche l'altro che ho appunto in doccia, magari vi farò un paragone tra i due, però devo dire che di primo acchito preferisco questo qua. L'altro è quello senza polvere di caffè, quindi è il trattamento base, credo, ma non vorrei dirvi cavolate. Comunque troverete due tipi di bustine. E questo l'ho preso in offerta a 1,40 euro, quindi per quante volte l'ho utilizzato? Vabbè, 85 grammi mi sono bastati per 4-5 scrub. Quindi diciamo che un mese, facendolo appunto una volta alla settimana, un mese di scrub è assicurato. E quindi molto 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 apprezzato. Poi un altro prodottino che mi è piaciuto proprio tanto per la profumazione e per l'idratazione, ho trovato da, non mi ricordo se a questo pone al CAD, ma credo al CAD, questa provetta di crema corpo, della Ritualia. Allora, la Frecce Azzurra ha lanciato appunto questa linea sia di doccia schiuma, bagno schiuma e crema corpo, appunto Ritualia. Io sto apprezzando tantissimo per la profumazione. Le profumazioni di questa linea mi piacciono da morire, non sono troppo dolci, non sono troppo fruttate, non sono troppo floreali, hanno delle profumazioni molto particolari. Io adoro le cose speziate, erbose, legnose, quindi le profumazioni con queste note. E questa linea mi rispecchia un sacco. Questa è la crema corpo profumante, settificante al miele mille fiori della Valle d'Aosta. Quindi questa è una provetta che io ho comprato, ho acquistato a 1 euro. Ora non conosco il costo della questo appunto è di 30 ml. E non conosco il costo della confezione originale, però ho un'altra doccia schiuma che però in questo momento non ho qua, che ha un'altra profumazione che adoro da impazzire. Quindi se siete particolari come me nella ricerca delle profumazioni, andate ad annusarvi questi qua, la Ritualia. Poi doccia schiuma che ho finito, comprato da Coin, mi sembra, Tiare de Tahiti, doccia schiuma shower gel della Monotheme, Fine Fragrance Fair. Allora, se io oggi non so parlare in italiano, come pretendo di parlare in inglese? Quindi vi faccio vedere l'etichetta, ed è questa qua. Mi è piaciuto, non so se lo ricomprerò. Nel senso che non mi ha esaltato, la profumazione di Tiare è bella potente, svanisce come un po' tutti i doccia schiuma e tutte le fragranze su di me, appunto, svanisce dopo i primi 10 minuti dopo la doccia, anche perché poi in realtà viene opacizzata ed oscurata dalla profumazione della crema idratante di turno che utilizzo. Però carino, carino, decisamente carino, buono. Poi, ultimo prodotto, e non ci posso credere, ancora la videocamera sta dicendo che ho 20 secondi e basta sulla. Vabbè, corro, 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 corro. È questa doccia vellutante Vidal all'olio di Argan, che. Niente, ragazze, devo sospendere un'altra volta. Io penso sia una maledizione, una sorta di maledizione che si è abbattuta su di me per non farmi realizzare dei video, ma dopo due sospensioni, ben due pause, io dovevo parlarvi anche di questo prodotto e concludere e salutarvi e non mi arrendo, l'importante è non arrendersi. Dicevo, ed è questo doccia schiuma all'olio di argan della Vidal che io non ho acquistato, in realtà mi è stato passato perché la persona riteneva che appunto questo prodotto fosse nauseabondo. In realtà io non ho trovato questa profumazione nauseabonda. È sicuramente molto, molto speziata, quindi rientra comunque nelle mie corde, però ecco sicuramente questo è un prodotto che non riacquisterò perché non è che mi abbia esaltato più di tanto, neanche per idratazione, non mi è rimasto sicuramente nel cuore. E basta, tutto qua. Questi sono i prodotti finiti. Quindi adesso non ho idea di quanto sarà lungo questo video, perché con queste pause, cioè non posso ovviamente aver parlato solo un minuto. E quindi adesso farò un collage di tutte queste tre, di questi
questi tre pezzettini e lo lancerò nell'etere, appunto, in vostra, nelle vostre mani, e farete di lui quello che vorrete. Vi mando un bacio, finisco di dire cavolate, si vede che appunto sono un po' fuori fase in questi giorni, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima e ciao!